Se il Covid ha tirato su di sé tutte le attenzioni dei media internazionali, purtroppo non si può restare indifferenti davanti al fatto che nel mondo si continua a fare i conti con tantissime altre patologie, le quali proprio a causa della pandemia sono state diagnosticate in ritardo. Anche per questo, Adricesta Onlus, come accade dal 2004, continua a promuovere progetti a sostegno dei servizi assistenziali ospedalieri ed ha donato, con il contributo dell'associazione IORAM, un nuovo ecografo dedicato a Maria Stella Cipollone al reparto di oncologia del Santo Spirito di Pescara, che abbasserà i tempi di attesa per visite ai pazienti. È importante come macchinario ed era utile, necessario, soprattutto anche per agevolare il paziente stesso nella diagnosi, come è stato anche prima illustrato. Ancora di più ci fa piacere poter vedere quanto anche gli operatori stessi ci tengano a migliorare e ad agevolare l'assistenza dei pazienti. E questa, l'umanizzazione all'interno degli ospedali, è una delle nostre prerogative più importanti. Noi ci siamo sempre, è chiaro che è calata tanto la raccolta fondi, ci auguriamo che al più presto comunque si possa ritornare a una vita serenamente e tranquillamente vivibile. Questo in effetti è uno dei dispositivi più utili, più pratici, che serve proprio sia alla quotidianità dei nostri pazienti, ad abbattere i tempi di attesa per il posizionamento di accessi venosi centrali e anche nella diagnosi precoce. Quindi sicuramente ce l'abbiamo noi, cioè non dobbiamo chiedere ad altri di fare un'ecografia o di posizionare un accesso venoso, per cui invece di una settimana si fa dopo 2 ore. L'aiuto di queste associazioni e soprattutto il trovarsi d'accordo nel contribuire per il bene di questi pazienti è fondamentale, altrimenti non sempre si riesce ad avere da parte delle istituzioni, insomma, tutto quello di cui si ha bisogno. La donazione dell'ecografo è avvenuta in occasione della Giornata internazionale degli infermieri, il quale impegno è stato riconosciuto tramite la consegna di una targa di ringraziamento per il loro lavoro ed impegno quotidiano. Oggi riceviamo una targa perché è la giornata mondiale. È riduttivo pensare all'infermiere solo per il Covid o per una maxi emergenza, che il terremoto dell'Aquila si parla solo delle maxi emergenze. La nostra figura è sempre esistita, sempre ci sarà, in continua evoluzione, e abbiamo dimostrato in questa emergenza che siamo riusciti a crescere e ci siamo adeguati a quella che è stata una pandemia mondiale, non facendo mai un passo indietro.